Siamo a Giascavalli, all'ombra della Torre Branca, monumento simbolo, metafora di potenza e forza. Marco, il 1985 è un anno particolarmente importante per l'azienda Fratelli Branca, ma anche per il Comune di Milano. Perché? Beh, 1985 è stato un anno importantissimo perché l'azienda Fratelli Branca Distillerie ha deciso di contribuire per la ristrutturazione di questo monumento che è tanto caro ai cittadini milanesi. E nel 1985 la Branca decide di ristrutturare questa torre per ridare un monumento alla città di Milano. Gianpaolo, perché hai scelto il Giascavalli per festeggiare il tuo compleanno? Beh, comunque, perché comunque è un luogo importante per quello che è la cultura, l'architettura e il design a Milano, perché giovanissimo ho avuto occasione di poter contribuire attivamente, effettivamente, al recupero di tutti questi spazi e quindi un po' sono molto affezionato a questi luoghi e un po' mi piace anche autogongolarmi dicendo cavolo che bella cosa. A voi Berni! Viva Gianpaolo, la Torre Branca a Milano, fantastica! Gianpaolo, tantissimi auguri per i tuoi 43 anni, sono veramente contento di poterli festeggiare a te, con te, insieme a te, dopo oltre 20 anni che ci conosciamo. Gianpaolo, tanti auguri! Beh, questo è un luogo straordinario, importantissimo per la nostra città, perché è un posto che dobbiamo preservare, tutelare per le famiglie milanesi, perché è davvero è una valvola di sfogo, è un luogo anche dove così si può staccare un po' la testa dalla frenesia e dal tanto lavoro a cui siamo abituati a Milano. Siamo tutti qui a festeggiare il mitico Gianpaolo, che oggi compie gli anni, è una persona di grande dinamicità, di grande voglia, di grande entusiasmo e riesce, come abbiamo visto, ad aggregare tantissime persone perché è una persona soprattutto di grande cuore, di grande generosità e che si impegna davvero per gli altri. Memoria, patrimonio da gestire guardando al futuro. Come sempre, Novare Servando.